felicissimi di essere qui, è molto diverso dal suonare in generale nei locali, si sente che proprio il clima di cittadinanza unita è molto palpabile anche nelle relazioni che abbiamo trovato qua, anche perché poi tutte le risorse che ci sono vengono utilizzate proprio per l'arte, per creare, per portare avanti i propri progetti, quindi in una società per cui il consumo, diciamo, è la parola, è l'imperativo, per noi in realtà è la creazione l'imperativo, quindi si consuma il meno possibile per poter poi rimettere, esatto, in circolo tutte le risorse che abbiamo per portare fuori altre cose nuove. A casa, chi dei due fa la differenza da con più determinazione? Tutti e due. Ma con fortissima determinazione ci riproveriamo. Siamo bravi, mi spiace. Adesso troviamo un'altra, l'ultima. L'acqua, forse l'acqua, l'unica cosa che può magari se uno lascia aperto, sì. Però anche lì, sono io più io che controllo. Sì, questa cosa qui. Cioè, se lui lascia aperto, più io lavo i denti, mentre metto il dentifricio, l'acqua la chiudo. E quindi è una cosa che mi fa un po' incazzare. Diciamo che speculare sulla luce dentro. Ecco, io spreco. L'abbiamo trovato in un attimo. Vedi, basta parlare un secondo e poi vengono fuori. Però siete dei cittadini attivi. Che bisogna fare? Posso partire? Prima di tutto informarsi, secondo me. La cosa molto pericolosa, ad esempio, noi non abbiamo la televisione da 7 anni. È una cosa che in casa non entra. Ci sono tante altre forme per informarsi molto più attendibili. In realtà, purtroppo, la televisione è un discorso molto retorico, mi rendo conto. Però dà un'informazione molto parziale. Da guardare in faccia la gente, salutarla. La cortesia anche, in realtà queste forme di educazione mantengono alto il grado della civiltà, quindi anche appunto, anche qui sembra molto retorico, però non negare un saluto, un sorriso, un ringraziamento. Quello secondo me è molto importante. Mettiamo capo allo spreco. Tu non hai scritto il pugno? Aveva fatto lei, Sara Stride, l'artista stasera.